Siamo a Matera, la seconda tappa del Forum del Sud organizzato da Cassa Depositi e Prestiti e Scenari Immobiliari in compagnia di Raffaello De Ruggeri, il sindaco della città. Nel corso del suo intervento ci ha parlato di una prospettiva oltre il 2019 per la città di Matera. Ci può ripetere quello di cui parlava? Sì, per noi, almeno per quanto riguarda questo governo della città, il 2019 non può essere l'obiettivo di un percorso istituzionale o programmatorio. Il 2019 è una tappa importante, è la breccia che si è aperta perché la città e il territorio possa costruire un progetto di sviluppo, perché la spettacolarità del 2019, quello che può anche essere una baldoria ludica, interessa poco a me. A me interessa utilizzare questo riconoscimento che la città ha costruito per 60 anni di attività e di impegno, di militanza civica di parte della città, che ha portato a un riconoscimento prima di patrimonio mondiale dell'umanità e oggi a capitale europea della cultura. Ma questo non può essere sufficiente. Noi dobbiamo attivare iniziative forti e quindi dobbiamo stabilizzare economie, ruoli e funzioni capaci che dopo il 2019, quando avremo dato a questa città un vestito europeo, questo vestito non si sciupi nel tempo e non muoia nel tempo. Quindi il nostro obiettivo è che utilizzare il brand, l'appeal, il potere contrattuale che la città oggi ha acquisito, la visibilità che la città oggi ha nel mondo, per poter attivare politiche di sviluppo e di crescita sociale e economica. Queste politiche di cui sta parlando le state attivando insieme a Cassa Depositi e Prestiti, immagino. Come state collaborando? È proficuo il lavoro? Con la Cassa Depositi e Prestiti abbiamo avuto rapporti ancora minimali, devo dire. In passato ci sono stati rapporti, ma il dramma è che oggi i comuni sono in una condizione di incessatura e quindi non hanno risorse da liberare per poter aggredire i mutui e poter garantire mutui. Quindi noi adesso stiamo attivando forze capaci di portare finanziamenti pubblici e privati sulla città, e quello che è stato fatto e che può essere interessante per chi ha un osservatorio esterno è che noi siamo riusciti nella impresa abbastanza atipica di utilizzare la legge finanziaria dello Stato, cioè la legge di stabilità, come traino di alcune nostre richieste approvate in Consiglio Comunale. Questo ha comportato un finanziamento di 50 milioni che verranno nella città, che noi adesso metteremo nel piano triennale degli investimenti. Comunque la città ha oggi risorse liquide certe e esigibili per circa 109 milioni. Che debbono adesso essere investite in progetti di qualità urbana, di qualità sociale e di servizi. Penso ai parchi tematici della storia dell'uomo, penso alla grande struttura polivalente della comunicazione culturale, penso alle necessità della viabilità e dell'accoglienza interna alla città, una piccola tangenziale di un chilometro per favorire l'accesso e quindi anche la realizzazione di un percorso ferrato interno. Tutto questo per sottrarre la città all'aggressione del traffico e quindi rendere la città più vivibile, più attiva, meno rumorosa e quindi, come si dice oggi, più sostenibile o più intelligente.